perché un pediatra in Europa, può darsi che non ci vada, l'importante è che vince il movimento, però perché un pediatra in Europa? Perché non è a rischio solamente il futuro economico dei vostri figli e dei nipoti, è fortemente a rischio la salute per il comportamento che hanno queste industrie che si basano solamente sull'uso dei fossili e nascondono l'utilità di un'economia verde. Ieri su qualche giornale è comparsa la notizia, che è stata anche, cioè anche sul blog di Grillo, che circa 400.000 bambini in Italia sono a rischio e c'è uno studio per valutare le patologie delle quali già potrebbero essere affetti. Questo studio, che costa circa 380.000 euro, già c'è il progetto, ebbene nessuno dà il via allo studio, per paura dei risultati, per paura che vengano incolpati inceneritori, discariche, centrali a carbone e tutto il resto che la gente non vuole. L'ambiente è un'urgenza, nessuno che parla di politica a livello di quei sciocchi talk show ridicoli, non sentite mai parlare di ambiente, eppure l'ambiente è la vita di tutti i giorni, quando dormite, respirate, l'acqua che bevete. Molte persone in Italia, molti comuni hanno l'arsenico nell'acqua, anche qui a Roma, quello che mangiate. Quindi l'ambiente è la vita di tutti i giorni. Ed ora vi voglio parlare rapidamente di un problema che non è un problema che uno vorrebbe del quale vorrebbe sentir parlare, ma è molto importante. Europa e tumori, ma che cosa c'entra? Ebbene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha detto che c'è un aumento vertiginoso dei casi di cancro, quasi l'aumento del 40% negli ultimi 20 anni. E allora dobbiamo pensare non tanto alla cura dei tumori, ma alla prevenzione dei tumori, perché le cure migliorano, le cure sono sempre più care, c'è chi incomincia a dubitare perché i prezzi sono altissimi, la sanità, si spendono in Italia 110 miliardi di euro ogni anno, di questi circa 20 miliardi se ne vanno in corruzione e circa 10-15 miliardi vengono spesi per danni causati dall'ambiente. Quindi l'ambiente è fondamentale. La prevenzione nei tumori è alla base della cura, dell'approccio con il cancro. E allora bisogna vedere quali sono i fattori di rischio. E tra i fattori di rischio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto chiaramente che c'è l'inquinamento dell'aria. Quindi abbiamo un punto, l'inquinamento dell'aria, che deve essere affrontato, anche perché espone al cancro tutta la popolazione. Ma nessuno lo vuole affrontare, perché la maggior parte dell'inquinamento deriva dalla combustione dei fossili e dei rifiuti. E quindi nessuno lo vuole affrontare. E allora noi in Europa, per incominciare quello che ancora non si è fatto, l'allontanamento dai fossili e lo sviluppo dell'energia verde e tutta l'economia che c'è associata. Ma chiaramente abbiamo contro tutte le industrie, la potenza industriale europea dei fossili è enorme, eppure pensate che l'Agenzia Europea dell'Ambiente l'altro anno ha detto che il danno prodotto alla salute e all'ambiente causato dalle tutte le industrie europee, la grande maggioranza che producono energia, carbone, provoca una spesa per danni alla salute e all'ambiente di 170 miliardi di euro che potrebbero essere investiti nell'economia verde, con creazione di posti di lavoro. Questo vale tanto per la gestione dei rifiuti, che si ostinano per forza con gli inceneritori, con le discariche, adesso con l'epidemia delle biomasse che vengono dichiarate dal governo, non da questo, ma sono dichiarate come aziende insalubri. E allora, se sono aziende insalubri, perché non viene rispettata la legge del 2003? Recepita dall'Italia, che ci dice che le popolazioni debbono partecipare alle decisioni ambientali, nulla deve essere imposto alle popolazioni. E perché non viene applicata la legge
europea recepita che ci dice che chi inquina paga. Noi lotteremo in Europa per la creazione di un tribunale dedicato ai reati ambientali, con pene severe, non quei 10, 20, 30 mila euro. Noi medici dell'ambiente sono 20 anni, medici dell'ambiente eravamo, siamo stati sempre soli con i comitati, adesso ci giriamo, ci sono milioni di persone, mi rigiro un'altra volta, ci siete voi, quindi adesso veramente la musica è cambiata, la gente comprende che non si può più andare avanti con questa politica che corrode i soldi dei malati, corrode i soldi dei malati. Non dimenticate che dei 60 miliardi in corruzione, Corte dei Conti, non c'è un piano di recupero dal PD e il PDL. Dicono quelli ormai, vabbè, quelli va la chiappa, quelli lì. Quindi ormai per loro non c'è più nessuna possibilità. Il 25, quando andrete a votare e vi farete questo grande piacere, uscirete felici perché per la prima volta avrete fatto qualcosa per il futuro della vostra famiglia e per voi. Grazie, ricorda il cognome. Il mio nome e cognome non ha importanza, l'importante è che vi ricordate di votare il Movimento. Bravo.